vorrei ancora discutere con lei come era una volta. E non mi interrompo più per così. Questa è una cosa che le dico con molta lentezza. Ritorniamo al nostro tema. Naturalmente io penso che la sottrazione dell'autonomia monetaria, della sovranità monetaria, è la questione fondamentale che non andiamo a fare. Naturalmente questo sistema che lei ha ricordato adesso, Paragone, non è altro che un pezzo della teoria di Jean Monnet. La teoria di Jean Monnet è una teoria molto importante che ha segnato la costruzione dell'Europa. Qual era questa teoria? Dice che dato che non possiamo sottrarre la sovranità agli stati immediatamente, lo facciamo secondo una categoria del funzionalismo. Gliela sottraiamo pezzo per pezzo, di modo che i cittadini non se ne accorgano. Gliela sottraiamo pezzo per pezzo, di modo che i cittadini non se ne accorgano. Gliela sottraiamo pezzo per pezzo, di modo che i cittadini non se ne accorgano. C'era diverso tra quella di Spinelli, tra l'altro era no, ovvio Spinelli, no, vorrei dire questo, scusi, però sono anche Monet tra i cosiddetti padri della... No, il manifesto di Ventotene non parla degli Stati Uniti, certo. Parla di un partito europeo, partito socialista europeo, quindi proprio il manifesto di Ventotene lasciamolo stare, perché posso capire che bisogna anche far parlare gli ignoranti, ma non i malapeni. C'era diverso tra quella di Spinelli, tra l'altro era no, ovvio Spinelli, no, vorrei dire questo, scusi, però sono anche Monet tra i cosiddetti padri della... No, il manifesto di Ventotene non parla degli Stati Uniti, certo. Parla di un partito europeo, partito socialista europeo, quindi proprio il manifesto di Ventotene lasciamolo stare, perché posso capire che bisogna anche far parlare gli ignoranti, ma noi in malapena. Il manifesto di Ventotene non c'entra niente. L'Europa è un frutto, naturalmente, da un lato del pensiero cattolico e soprattutto da Ivan Caglieghi, grande esponente del rito scozzese accettato, quindi non c'entra nulla con la Ventotene. E soprattutto da Ivan Caglieghi, grande esponente del rito scozzese accettato, quindi non c'entra nulla con la Ventotene. È qualcosa che discende dalle logge ed si è imposto. Quindi è qualcosa che discende dalle logge ed si è imposto. Quindi dice il progetto nulla con la democrazia. Il progetto il primo che vince il premio Carlo Magno, come lei sa, il premio che si dà, è Ivan Caglieghi, che tutti sanno, ma che è bene che non sappiano chi era, per un uomo onesto, molto per bene, ma proprio con la democrazia, e tanto è vero che l'Europa non ha nessuna legittimazione democratica. Scusi, la teoria democratica, common law soprattutto, americana, dice benissimo, la tassazione mi dà diritto alla rappresentazione, cioè representation and taxation. Qui c'è la tassazione, la negazione, la rappresentanza. Io non ho mica votato quelli della Commissione Europea. Il Parlamento Europeo non tocca palla. La tassazione mi dà diritto alla rappresentazione, cioè representation and taxation. Dice tassazione, la negazione, la rappresentanza. Io non ho mica votato quelli della Commissione Europea. Il Parlamento Europeo non tocca palla. E anzi, si dice a Draghi grazie perché stai salvando l'Europa. Ma come c'è il capo della BCE starebbe salvando l'Europa. Appunto, però è questa lì, quando evochiamo Draghi, entriamo nella geopolitica. Basta leggere il bellissimo libro di Timothy Geithner, che è la sua biografia, Stress Test, che racconta come mai gli americani lo mandano in Europa per convincere i tedeschi a mettere nella BCE Draghi, perché rappresentava il capitalismo finanziario che era contrario all'egemonia tedesca in Europa. Belli, in 5 minuti ha svoltato l'Europa. Sono sistemi di potere eurocratici, ma non c'entrano niente con la cultura, con la politica. È la sottrazione di democrazia. L'Europa è il frutto più alto e più preoccupante di un disegno di sottrazione della democrazia nel sistema capitalistico. Accomodati. Non c'entrano niente con la cultura, con la politica. È la sottrazione di democrazia. L'Europa è il frutto più
alto e più preoccupante di un disegno di sottrazione della democrazia nel sistema capitalistico. Accomodati. Io mi sento un attimo di dover rispondere. Dell'alternanza alla rimessione del debito. Devo dire una cosa, però questi discorsi vanno bene, ma ho letto recentemente un libro terribile, libro di Luca Piana, che è un giornalista per te, si chiama La Voragine. Sapete cosa ha fatto il tesoro? Il tesoro ha accumulato miliardi su miliardi di derivati, perché in questo modo compravamo delle assicurazioni sul debito. Ma allora ragazzi, ma vogliamo fermarti e mettere il punto su questa cosa qui? Ma sono cifre spaventose, sono documentatissime. Altro che gli sprechi, la cassa. Qui abbiamo gli sprechi, noi puntate su puntate sulla cassa, dal libro di Giornata di Stella. Allora, nell'invisibile mondo del Ministero del Tesoro, poi sappiamo anche chi è che ha fatto questo, ma certa cosa, come sapete, io quindi sono contra, sì, ma io sono contrarissimo per i nomi delle persone. Si deve sempre parlare di sistema, perché non si può fare queste cose, è sbagliatissimo, soprattutto quando ci sono persone che sono funzionari del